Chiude la sessione il dottor Alessandro Pisano, farmacista, dirigente presso l'ospedale Marino di Cagliari, che ci darà il punto di vista sulla farmacoeconomia del farmacista. Diciamo che con l'aumento della vita media si è avuto ovviamente un aumento sia delle prestazioni sanitarie che delle spese. Quindi si è sviluppato queste due discipline, la farmacoeconomia e la farmacoepidemiologia. Come tutte le scienze, anche queste hanno delle teorie, partono da delle teorie per ottenere dei risultati. Esiste una sottile differenza tra la farmacoeconomia come disciplina scientifica e gli aspetti economici connessi all'uso dei farmaci. Allora, diciamo che mentre nel primo caso i giudizi finali vengono espressi da degli studi, dei risultati attraverso degli studi abbastanza complessi, nel secondo caso il giudizio finale dipende, diciamo, non solo dagli aspetti scientifici, ma anche da aspetti non scientifici. C'è uno studio canadese, uno studio che è stato fatto tra il 96 e il 2003, sulla ricaduta di costo della spesa farmaceutica pro capite. Si è notato che l'aumento di costo molto importante si è avuto esclusivamente sui farmaci me-too, quindi farmaci che sono copie di farmaci già esistenti. Mentre le altre formulazioni rimanevano invariate, quindi farmaci generici, nuove introduzioni o farmaci vecchi. Queste sono le due domande che devono essere fatte per iniziare uno studio di farmacoeconomia. Quindi, sono stati presi in considerazione due o più alternative? Sono stati presi in considerazione sia i costi, sia le conseguenze delle alternative? Queste sono le due domande classiche alle quali, anche a una sola delle due dovesse essere risposto un no, lo studio di validazione è nullo. Non è un dato attendibile. L'analisi del costo-risposta, laddove il costo ovviamente è espresso sempre in denaro, quindi è una valutazione in termini monetari che riguarda sia costi diretti, indiretti, sanitari e non, mentre sulla risposta abbiamo dei valori che sono la minimizzazione. La minimizzazione è un confronto in termini di costo di alternative che permettono di raggiungere ugualmente una risposta importante. Per fare un esempio, un intervento, se conviene farlo in sala operatoria o ambulatorialmente. Questo è un costo di minimizzazione. L'efficacia. Il rapporto dell'efficacia è... si confrontano le risposte sulla base di entità fisiche, quindi dose, popolazione, tempo. La quantità, cioè la risposta che noi otteniamo, medio, alta o bassa, su una determinata popolazione in un tempo ben preciso.
Il costo-beneficio ormai diciamo che è abbastanza accantonato come concetto, perché o non viene preso in considerazione, in quanto riguarda solo ed esclusivamente un problema monetario, quindi una quantificazione in denaro, e su risultati differenti. Mentre il costo-utilità è quello che poi determina il valore, la quali, quindi il beneficio che si ottiene dalla terapia, moltiplicato ovviamente con il numero di anni di guadagno attraverso la terapia stessa. Il rapporto tra il valore dell'output e l'outcome, quindi il dato relativo al risultato, più tende a zero, maggiore sarà l'efficienza. Ma mentre l'output è facilmente leggibile, in quanto sono dei numeri, sono delle quantità, l'outcome, che è il risultato, spesso e volentieri viene letto in modo soggettivo, per non dire qualche volta anche aiutato. Per questo qualcuno definisce anche la farmacoeconomia come una pseudoscienza al servizio dell'economia. Ma comunque queste sono altre cose. Questa non la volevo mettere, perché però alla fine un farmacista che non dà i numeri, nel senso buono della parola ovviamente, non si può vedere, una relazione senza numeri non si può vedere. Spesa farmaceutica ospedaliera, il Ministero l'attestava al 3,5, in Sardegna ci siamo attestati, sono dati parziali ancora, sono al 5,4, mentre la spesa territoriale all'11,35 è stata rispettata in ambito nazionale, ma la Sardegna ha fatto il 13,90, quindi vuol dire che c'è qualche regione un po' più virtuosa che è riuscita a pareggiare i conti con chi ha speso un po' di più, chi ha avuto è stato un po' di manica larga. Questa è la spesa ospedaliera nazionale. A questo punto permettetemi semplicemente un ragionamento, senza nulla togliere alla farmacoeconomia, che sicuramente è una scienza, non so quanto applicabile quotidianamente, forse sarebbe meglio che ognuno di noi iniziasse a ragionare in modo differente, soprattutto per un approccio terapeutico, non tanto per quanto riguarda i costi, ma anche per quanto riguarda la qualità della terapia stessa. Slow Medicine è un movimento che nasce intorno al 2002, era rivolto soprattutto alla riduzione della medicina ipertecnologica, delle ospedalizzazioni, viene validata intorno agli anni 2010, rivolta soprattutto ai pazienti di area critica, del fine vita, laddove lo slow non sta per lento, sta per appropriato, l'appropriatezza terapeutica, per una cura che sia sobria. Fare di più non vuol dire fare meglio, l'ha detto anche il dottor Muscaritoli, quindi scusate, cioè, dottor Muscaritoli, professore, ho rubato, rispettosa e giusta. Quindi appropriatezza uguale qualità, qualità uguale appropriatezza. Il sovrautilizzo, il sottoutilizzo, lo scorretto utilizzo, non solo delle cure, quindi dell'aspetto farmacologico, ma anche dell'aspetto diagnostico. L'OMS indica il 30% della spesa sanitaria come
di nessun beneficio per i pazienti. Guardate quanto è la percentuale delle angioplastiche inappropriate, delle colonscopie, ma in particolare delle risonanze magnetiche. Considerate che questo dato è relativo esclusivamente alla risonanze magnetiche fatte a livello della fascia lombare, quindi il cosiddetto mal di schiena, né più né meno. L'80% dei farmaci messi sul mercato negli ultimi 30 anni non sono altro che copie. Non so se vi ricordate quello che dicevo prima dei farmaci Me Too. Quelle spese andranno meno a tutte quelle problematiche molto più importanti, molto più gravi. Perché poi alla fine tutti quanti dobbiamo ragionare sul fatto che la sanità dovrà avere dei costi definiti, non dico illimitati, non dico limitati, però almeno definiti. Fare di più non significa fare meglio. Questa è la mission della Slow Medicine, riguarda tutti i professionisti della salute, ovviamente i primi attori sono i medici, ma comunque c'è anche la parte dei pazienti, quindi la responsabilità che viene data al paziente per quanto riguarda la partecipazione all'aspetto della cura. Visto che parliamo di nutrizione, per esempio, queste sono delle indicazioni che riguardano la nutrizione enterale, che dovrebbe essere fornita al fine di minimizzare la perdita di peso sino a quando lo consente il paziente e la fase terminale non è iniziata. E quando siamo vicini, molti pazienti richiedono solo minime quantità di cibo e poca acqua per ridurre la sete e la fame. L'apporto di liquidi contribuisce a evitare stati di confusione indotte alla disidratazione e quindi alla perdita di microelementi. Questo l'ho rubato a un architetto, nel senso che il futuro non c'è progetto, ma al progetto ovviamente partecipiamo tutti, quindi bisogna darsi da fare. Grazie, e visto che siamo in prossimità delle festività natalizie, tanti auguri.